Meritiamo di essere trattati come tutti gli altri lavoratori e quindi di aver diritto a tutto quello di cui loro hanno diritto. Al netto una bicicletta viene pagata 5,60 euro all'ora più 1,20 euro a consegna. Diciamo che mediamente ci si aggira intorno agi 8 euro all'ora netti. C'è la gente che lavora 3 ore al giorno, c'è la sera, c'è chi lavora pranzo e cena e magari riesce a far 6 ore. C'è chi effettivamente fa 8 ore di lavoro. Beh, se tu ti fai male, ti rompi un braccio mentre lavori, cosa succede? Una mia collega è stata investita 2 settimane fa e l'unica cosa che ha ricevuto è stato gelato a casa. Gelato da parte dell'azienda? Sì, esatto. Cioè le ha mandato una cassa di gelato, una vaschetta di gelato? Esatto. Tutti i miei colleghi che hanno avuto dei precedenti, incidenti, eccetera, eccetera, adesso, fino ad oggi, non hanno ricevuto alcuna sorta di indennizzo. Secondo me bisognerebbe fare una grande distinzione tra quelli come me che fanno questo lavoro per arrotondare, perché sono studente universitario e quindi lavorano 50 ore al mese, e invece molti miei colleghi, ti posso assicurare che sono in tanti, che invece lavorano 150, 200, 250 ore al mese, che di conseguenza hanno bisogno di un contratto completamente diverso dal mio, perché lavorando così tanto non è più un lavoretto, tra virgolette, ma diventa un vero e proprio lavoro, che quindi ha bisogno di una paga che sia costante, delle ferie, una malattia, o più di un collega che questo mese non ha potuto lavorare per malattie personali e non è stato pagato. L'affitto come lo paga? Tra tutti i lavoratori rider di Milano, quanti sono quelli che arrotondano e quanti quelli che lo fanno invece per mantenere una famiglia? Quando sono arrivato pensavo di trovare tantissima gente come me, appunto studente universitario che lavora le sue 50 ore al mese ed è contento così. E invece la cosa assurda e secondo me davvero paradossale è che la gente come me in questo settore è la minoranza. Hai coperto la tua faccia perché sei stato intimidito dalla tua azienda? Allora, la mia decisione di coprirmi è dovuta al fatto che a seguito di un'email che abbiamo ricevuto ci invitavano a non venire, sosteneva che questa azione, questa manifestazione è organizzata da dei gruppi violenti, cosa non vera. Un'email che diceva che le motivazioni sono parzialmente veritiere, cosa falsa. Tuttavia preferisco coprirmi.